Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi sono qui per registrarvi un nuovo vlog. Ora sono a casa, ma stiamo partendo per San Giovanni Rotondo. Oggi, appunto, è sabato 14 agosto. Spero sia esatto, però comunque trovate la data. Stiamo andando a San Giovanni Rotondo perché lì c'è Padre Pio e tutto il resto. E appunto, andremo oggi che è sabato, dormiremo lì e poi ce ne veniamo domenica sera. Quindi niente, vi porto con me, però sono ancora a casa, mi sono truccata, ci sono le urla in casa mia e è il mio outfit, questo è il mio trucco molto semplice, questo è il mio outfit, quindi oddio pantaloncino, così, quindi si vede molto molto meglio il trucco, ma è molto semplice, veramente semplice, 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 semplice. Allora, raga, in questo momento sono in macchina, ma questo non sarà il mio posto perché in realtà qui ci sarà Roberto e papà. Però siamo venuti un attimo a prendere il carrozzino e quindi niente, per questo sono qui. E lo so che fa caldo, infatti me lo toglierò questo coso. Però l'ho portato perché comunque lì farà sicuramente un po' più freschetto. Quindi ho portato anche questo che in tutti i casi magari ho freddo, lo metto. Però sì, non sono pazza, lo tolgo. Niente, detto ciò, sono precisamente le 3:04, quindi stiamo per partire. Vi farò vedere l'albergo e tutto perché l'ho visto dalle foto ed è veramente, veramente bello. Non vedrò comunque i miei capelli, mi sono cresciuti tantissimo e sono felicissima perché ce l'adoro, infatti non le taglierò perché mia mamma si mette nel mio cervello. Ditemi anche voi sotto nei commenti se i vostri genitori, cioè in particolare mia mamma, perché mio padre, mia mamma dice tagliali, 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 io tipo la vorrei uccidere ogni volta che dice questa frase. Saluta. Ciao, un bacetto. Siamo fermati, ho i capelli avanti, siamo fermati per andare in bagno e prendere un caffè e dobbiamo andare a Padre Pio. E siamo ancora, cioè ci vuole ancora un'ora. Perché? Meno male, mi devo le scarpe nere. Comunque siamo arrivati, questo è l'hotel ed è veramente, 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 veramente bello. E niente, ora entriamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare e poi ve lo faccio vedere com'è. Raga, comunque è freddissimo, io tipo sto in queste condizioni, mi sto letteralmente congelando, però vabbè, a posto. Ok, raga, siamo entrati nell'hotel, siamo andati alla recepzione, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare ed è molto molto carino, in realtà è soltanto una stanza, quindi c'è il letto matrimoniale e due lettini singoli e niente, c'è il bagno, la TV, cose tranquillissime e poi c'è un balconcino piccolissimo dove c'è un tavolino, che è la finestra, questa è stanza, qua c'è il tavolino e poi questa è, diciamo, la vista, questo è l'hotel. E niente, questa è la vista, ci sono un po' di casette e niente, siamo al primo piano noi, quindi siamo a posto. E questo è il corridoio. Ovviamente stiamo parlando soltanto del primo piano. Se si vuole si scende o si sale e questa è la vista. Vabbè, qui non abbiamo nessuna vista perché c'è il parcheggio in realtà. Però è bella che ci sono queste vetrate. Purtroppo. Questo è il freddo che fa, ragazzi, mi fa freddo, io non mi sento nemmeno la maglietta, ma anche non, e sono questa felpa. E fa freddo, bellissimo, bellissimo.
facendo? Noi siamo fermati in questa pizzeria che si chiama La Cialda. Non potete capire il freddo, e lo dirò per tutto il vlog sicuramente, però fa veramente freddo. E quindi nulla. Saluta un poco per farmi cambiare le condizioni. Saluta ca e saluta. Ciao. Guardate qui che spettacolo. Aspettate, è veramente bello. Ci sono tutte queste luci allora. Guardate che bello. Bello bello. Raga, noi stiamo tornando. Non è tanto tardi, ma non si può stare qui. Cioè fa veramente freddo. Poi con Carmine che è piccolo non è molto il caso. Comunque noi siamo andati dove vendono tipo tutte le cose dei padri. E quindi è un po' un casino comunque tornare. Cioè nel senso stare con mio fratello che comunque è piccolo e c'è il vento, quindi sì. Come potete sentire stanno in chiesa. E comunque vi stavo dicendo, ci siamo fermati dove stavano tipo tutte quelle bancarelle appunto che vendevano le cose di padre e piacere. Abbiamo comprato tipo un miliardo di cose, vabbè, a parte vari regalini per varie persone. Poi io mi sono comprata, cioè in realtà mi ha regalato Roberto un bracciale, vi farò vedere a casa quando arriveremo nell'hotel. E io l'ho regalato a lui perché si regalano. Poi hanno preso delle statuette di padre Pio. Quindi bellissime, delle scolette di padre Pio, dei bracciali, anche dei rosari, bellissime. Raga, quanto fa per il vlog? 10? 1000, 100.000. 1000, 100.000. Sì, ho avuto che è con me. La crisi di Roberto. Adesso è qua, quello noi siamo rimasti chiusi poi. Mio padre è andato in bagno, non risponde al telefono, la macchina è chiusa e noi stiamo prendendo la bronchite. Arrivederci. Uno. Ragazzi, comunque la nostra stanza è la 2. Oh, ho preso 103! La nostra. La nostra camera ha fatto 103, che ho preso 103. Dormiamo qua. Sono scioccata comunque io, vabbè. La cambiano e saliamo. Oddio, Roberta, raga, noi siamo in camera. Sono sul letto qui. Mio fratello mi ha acceso anche la luce qua. E non fare cambio adesso. Comunque non so se notate, aspetta, io mi metto qui. Non so se notate, ma ho cambiato il stilista. Voglio cambiare per le sopracciglia. Guardate che bella forma. Oh, cambiamo letto. Sì. Comunque questa è la stanza un po' incasinata, però questa è la stanza. Qui c'è la TV, uno specchio, un altro specchio, il bagno, la porta per uscire, qui c'è il balcone, qui c'è un letto, qui un altro letto e lì un altro letto. Il gel a testa. Buongiorno. Carmine, vieni.
Allora dai, oggi non vi ho salutato proprio, però perché siamo stati un po' in giro e ci siamo svegliati presto per fare colazione e tutto quanto. Comunque ora stiamo a San Michele, che è vicino San Giovanni Rotondo, ed è molto molto bello perché è molto antico. Ed è veramente bello perché è molto molto antico. Siamo nel centro storico ed è bellissimo. Tra l'altro io ho provato la pizza che fanno qui appunto a San Michele, ed è la cosa più buona del mondo. Sì, io mi innamoro di qualsiasi pizza vado, però questa è veramente buona. Ora che me la porto Roberto, perché ho mangiato un pezzo, ve la faccio vedere. È buonissima, è tipo a focaccia, quindi è morbida e buona. Sì, venite qui, vi consiglio di assaggiare la pizza di questo posto. C'è la pizza tipica, perché è veramente 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 buona. Questa è la pizza, in realtà è una focaccia, non è una pizza, l'ho appena letto, però è, sembra una pizza, ma è la cosa più buona del mondo. Comunque appunto vi stavo facendo vedere la focaccia e raga, è la cosa più buona del mondo, vi giuro, me ne sono mangiate due, una margherita e una con le patatine. Comunque io sono struccata perché oggi non avevo voglia di truccarmi e ho fatto questa cosa che in realtà i miei capelli stavano un po' così a cazzo. Comunque ne siamo venuti, siamo in questo paesino che in realtà... Da questo lato di qua non c'è assolutamente niente, nessuno. Comunque è un paesino molto 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 tranquillo, cioè si vede, è veramente tranqui, però è molto molto bello, è antico, quindi è veramente carino. E niente. Ah! Cioè, ma questo non è... facile scendere ma per salire, ma chiama i carabinieri. Ma che belle sono le casette proprio. Non so perché è tutto blu, mi dà l'impressione di Santorini. Ti giuro. Amore, proprio povero. Questo è finito. È finito. Secondo me qua cambiano ci andranno. No? E tu non sta niente. Infatti, ci conviene salire. Ci conviene salire, amore. Vediamo di qua che cosa c'è. Sta niente, amore. C'è niente? No. Raga, aggiornamento, io sto morendo. Ho fatto 10 piani di scala a piedi. Sto morendo. Mi sento. Guys, in the new post.